Hopla! E siamo tornati alla nostra guida di Pokémon Platino. Benvenuti alla parte 14. Scusate per la poca serietà mostrata nella prima parte di Pokémon Blu. Dovrei continuarla, sì, poi magari per la seconda parte vedrò di aver lavorato un pochino, perché non ci ho mai giocato, quindi vedrò un pochino come gioco. Dunque, per quanto riguarda questa guida, i Pokémon li ho allenati, sì, e li ho portati tutti, tranne Polygon, perché non mi serve per. Noi ce lo teniamo perché mi piace tanto quel. Come si chiama? Psicoraggio, sì, eccolo. Monferno 33, non ha imparato alcuna nuova mossa. Stesso per Vaporeon. Gligar ha imparato lacerazione. Ecco, importante. No, 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 ok. Luxray direi che non conosce nessuna nuova mossa. Gardevoir invece ha imparato Psitico, pesante questa. E Porygon. Possiamo iniziare ad affrontare. No. I seguaci. Perché stavo dicendo seguaci del team Plasma, invece no. Le reclute del team Galassia. E andiamo. Pestiamoli a sangue. No, è una lotta in doppio. Oddio. Oddio. Ovviamente io ho Monferno davanti. No, perché. Ah, no. Credevo che il suo Clefairy fosse più forte del mio Monferno. Ho detto, no, non è possibile. Ma perché è un Clefairy, Jonna? Ruota fuoco su Zubat. Oh, KO. Ovviamente attacco d'ala su di me, ma non mi fai una benemerita sega. No, sei stupido. Cioè, non tanto, perché sei. Ma non hai mosse di tipo terra. Vabbè, ruota fuoco su Zubat. Non capite perché ha usato gravità. Non ha mosse di tipo terra, almeno credo. Metronomo. Coda di luce? Cos'è? Ah, beh, si aumenta l'attacco speciale, ma Croagunk lo quasi mette KO. Però l'ha fatto innamorare, questa è una cosa buona. Usiamo ruota fuoco su Stanky. Tanto. Lucinda fa ritornare Clefairy e mette Kadabra. Questa sì che è una buona mossa invece. Vendetta su Kadabra che le sta prendendo di santa ragione. Abbiamo spaccaroccia su Stanky. La KO. E psicoraggio su Croagunk. Molto bene Kadabra. Continua così. Ok, non è salito di livello a Monferno. Noi ci arrabbiamo ma ce ne facciamo anche una ragione. Ok, le hanno ritirato il Pokédex. Wow. Sì, bla 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 bla. Bell'occhio, eccolo. Sì. Ma to, quante chiacchiere. Prendi adesso Luci dirà di entrare, mi pare. Sì, esatto. Ci chiede di entrare e di esplorare. Trova questa Pokéball ed è volo. Sì, dunque praticamente loro sono andati a far topo. Intanto noi prendiamo volo. Quindi dobbiamo andare a Fratopoli. E Fratopoli si trova qua. Dobbiamo andare da questo percorso. Lei vi fa un'intervista, non so se ci tenete troppo. Dunque, dobbiamo andare avanti e niente, iniziamo a battere un bel po' di gente, anche se questo è uno psiche e non mi conviene tenermi Monferno davanti, quindi metto l'Astra in davanti. Ok, iniziamo a battere. Dunque, ha un Changeling. E siamo morso. Bene, Changeling, continua così, se fai capo con tutti gli allenatori ti verranno tutti bene. Ha un Kirlia, ma il nostro Gardevoir primo è più fico, secondo è maschio, terzo è un Gardevoir. Drifloon, questo ha Scoppio, quindi usiamo Onda Shock, così Scoppio non agisce. Sbam! Te la prendi in culo Drifloon, così impari. Bene, abbiamo battuto anche Arianna Psiche. Ah, era una femmina. Vabbè. Le bacche, uffa, le prendo dopo. Di qua
C'è questo scoprirovine che più gli portiamo a Known, gli facciamo vedere, mannaggia, Known, e più scaverà profondamente. Intanto troviamo l'MP, mannaggia, 28, che contiene fossa, e vediamo di insegnarla a qualcuno che ci sta simpatico. Io la vorrei insegnare a Gligar, se puoi impararla, eh. Non ne sono sicuro. Sì, Gligar la potrebbe imparare. Un vaporeon. No, stavo pensando perché avrete Gligar, gliela vorrei far imparare, però per adesso non può perché ha lacerazione di vincita, gliela voglio tenere, poi c'è Tiger e Scacciabrum che sono due menne. L'elimina mosse è a Canalipoli, quindi Vaporeon mi sembra sprecata per Vaporeon. Anche se con 6 Pokémon di tipo elettrico. Sì, dai, Vaporeon. È tua. E Ruggito, beh, dimentica Ruggito e impara Fossa. Decisione al volo. Ok, di qua ci vediamo un po' di gente, ma no, noi ce li affrontiamo tutti e mettiamo stavolta sì davanti Monferno. Oh, bene. Dunque, ha un Goldin, solita fortuna. Solita proprio. Mettiamo l'Axelay, no, vabbè, non si può andare così, cioè, vuol dire, metti un rischio e tutto e ovviamente c'ha un Goldin. Scintilla è super efficace. E Goldin va KO, neanche troppi punti esperienza, vabbè. Carlino rischia tutto. Vai Carlino Carletto. Prendiamo questa Pokéball che ora è talente Max. E andiamo ad affrontare questo cerca Pokémon. Cerca Pokémon? Sì che un cerca Pokémon, è pure Pasquale, che è adattissimo in questo giorno di Pasqua. Usiamo Rotafuoco. Scoro qui va a KO. E Monferno sale a livello 34. Molto bene. Ha un Tropius. Beh, Tropius, lasciamo Monferno. Ha 6 Pokémon questo. Non mi piace la cosa. Vuol dire lotta lunga e non mi va. Comunque sono a livello 21, quindi abbastanza scarsi. Yanma, oddio, ma c'hai tutti i Pokémon fiacchi. Mettiamo l'Axelay così. Usiamo Onda Shock o Scintilla, no, direi Onda Shock. Quindi anche Yanma dovrebbe andare KO. Sì, è così, è super efficace. Luxray pure lui sarà al livello 34. Kermivine, mettiamo Gardevoir. E testiamo la nuova mossa che è appunto psichico. Sì, psichico. E beh, si fanno tutti sentire i 90-100. Krogan, lasciamo Gardevoir e ancora psichico. Bene, così. Dovrebbe avere l'ultimo Pokémon. O è finita? No. Ancora un Tangela. Contro Tangela mettiamo. Dai, mettiamo per pietà Gligar. E usiamo lacerazione a Go-Go. Una non basta, come sempre. Ancora lacerazione in un brutto colpo, no? Usa assorbimento, non che ci prelevi tanti PS. Noi siamo di vincita e la chiudiamo qua la partita. Ok. Molto bene. Mi ha battuto anche Pasquale cerca Pokémon. Se riesco a passare. Battiamo anche questi. Questa. Però sempre Monferno davanti. Vabbè. Ah, comunque c'è un Wormadam. Usiamo. Ancora Rotafuoco, bene. Caspita, già 9 minuti e quasi e mezzo di registrazione. Sempre Worm, ah ma c'ha quello. Questa c'ha le tre forme di Wormadam, quindi qua usiamo pugno rapido. No, non è quella roccia, ho sbagliato, oddio, confusione, vabbè. Quella. Oh, non mi ricordo. Mettiamo. No, mettiamo Glider. Usa introforza lui. Non ti toglie troppo. Lacerazione. Usa protezione, oddio.
Ancora lacerazione. E di finire. E ancora lacerazione. Bene così. Ok. Ovviamente un altro Wormadam. Continuiamo a usare lacerazione. Non è molto efficace. Questa volta sì, vediamo di mettere Conferno. Usa introforza. E usiamo rotafuoco. Ok, Wormadam è KO. E mettiamo adesso davanti, direi Gardevoir. Potente. Dunque, battiamo anche questo Psyche, se ci vede, ok. Che è un Duskull. Duskull, usiamo foglia magica. Speriamo di buttarlo giù perché Duskull ci può fare tanto male. Aia. Usa stordiraggio. Speriamo che usi. Sì, foglia magica, bene, Gardevoir. Benissimo. Prossimo un Kadabra, mettiamo Vaporeon. Usiamo morso sul Kadabra. Ecco qua. Oh, benissimo Vaporeon. Anche tu ti rendi utile a quanto pare. E niente, avanziamo. Qua poi ci sarà il sentiero fonte per andare, sì, a catturare Giratina. Tanto troviamo un Graveler, ma io potrei anche usare un repellente. Se qua di erba ce n'è poca. Poca poca. Battiamo anche questo cerca Pokémon. C'è sempre il nostro Gardevoir davanti, c'è Jolteon. Usiamo direi fuoco a colpo. Giusto, giusto, ci usa Turbo Sabbia. Mettiamo Vaporeon, rischiamo un pochino. Voglio collaudare Fossa. Ancora attacco rapido. Noi usiamo fossa. E molto probabilmente sì, lo mandiamo KO. Bene, così Vaporeon. Il prossimo Pokémon è proprio un Vaporeon. Adesso mettiamo Gardevoir. Credo il prossimo sarà un Flareon. Andando a ricordi logica comunque. Potrebbe essere una qualsiasi evoluzione di Eevee. Usiamo foglia magica. Oh, molto bene. Ma non va KO. Ancora Turbo Sabbia, ma tanto. Foglia magica è infallibile, quindi possiamo andare finché non terminano i nostri PP. Infatti Flareon, rimettiamo Vaporeon, visto che è in vantaggio di tipo, e abbiamo anche Fossa. E dunque, Fossa. Lui usa Turbo Sabbia, come tutti, ma era una tattica decente, sì, usare il Turbo Sabbia, far fallire e poi attaccare. Ma il nostro Vaporeon controbatte e sale a livello 34, scusate. E sì, lasciamo davanti Gardevoir. E dunque, mettiamo intanto il repellente. Perché qua c'è un oggetto che devo cercare che mi interessa. Intanto troviamo questo coccio rosso. Praticamente qua. Da qualche parte, ah forse qua, un attimo. No. Vabbè, comunque da queste parti si dovrebbe, intanto battiamo anche questo, si dovrebbe trovare l'affilodente che mi serve per far evolvere Gligar. Quindi sarebbe mia intenzione appunto farla evolvere. Siamo fuoco al colpo contro Sheldon. Quindi io in caso, un attimo, lo cerco un attimo stoppando la parte. Devi salire di livello, Gardevoir. Stoppo la pa... Ah, forse... Sì, ho capito allora dov'è. Devo battere qua un po' di gente. Ah, ho capito dov'è. Sì, è là. Ok. Niente da fare. Ho capito forse dov'è. C'è Bronzor, oddio. Oddio, Bronzor. Perché ho usato Psycho? Ditemelo. No, sto viaggio. Vabbè, mettiamo... Mettiamo Gligar così ci avviciniamo un po' all'evoluzione, diciamo, ci portiamo avanti con i punti esperienza, siamo rivincita anche se non sarà troppo efficace. Fallisce Ipnosi, ancora rivincita. Non va KO, Ipnosi fallisce, diciamo, usiamo lacerazione.
che anche se non è molto efficace, lo mette KO. Un Krandos, rimettiamo Gardevoir così per farlo salire di livello, usando Fuoco al Corpo o Foglia Magica. Io direi Foglia Magica, così anche se prolunga la lotta non è un problema. No, invece muore un colpo. Va bene, Gardevoir è a livello 34. Dunque adesso mettiamo davanti Gligar. Eccolo. Qua vi ho trovato intanto il magmatore, che serve per far evolvere magma in magmortar con lo stamp. Esploriamo questa parte che ancora non l'avevamo esplorata e dobbiamo battere questo cercasfide. Dunque, un Porygon. Usiamo lacerazione. Lui usa agilità, ma ce ne facciamo una seta. Col brutto colpo, vedi che va giù. Ti prego, Gligar, non mi salire di livello. Ok, vediamo se qua. Ma no, non puoi fallire, non puoi finire adesso, repellente. Ok. La farò. Oh, l'abbiamo trovato. È qua l'affluente. Dunque, adesso lo diamo a Gligar. Dai, Gligar. Ok, vediamo quanti PS. Intanto andiamo a prendere quella ball che ho evitato. Dunque, da dove si va a prendere? Ancora questo repellente che finisce. Io direi che facciamo evolvere. Sì. Facciamo evolvere Gligar e ce ne andiamo. Sì. Dobbiamo finire, poi di qua, ok. Per trovare una gran radice. Dunque io stoppo la parte e diciamo, la riprendo o quando Gligar è evoluto oppure quando si sta proprio per evolvere. Stoppo, eh. No, niente. Credevo fosse salito di livello Gligar. In realtà gli mancano 41 punti esperienza, dunque vai, facciamola in diretta. Praticamente qua si trovano Rhyhorn. Se vi interessa avere un Rhyhorn, qua ce ne sono tanti, eh. Rhyhorn, Rhydon e poi Rhyperior, ma Rhyperior soltanto con lo scambio. deve tenere la copertura, molto importante. Usa autodistruzione, ci manda KO Gligar. No, benissimo Gligar. Ti meriti proprio di evolverti? Di notte, con l'affilodente danza spada non la apprenderai mai. E Gligar si evolve nel nostro meraviglioso Gliscor. Ammirate la bellezza di questo Pokémon. Ok. Gligar si è evoluto in Gliscor. Danza spada te l'ho appena rifiutata. Quindi lui da Gligar la rifiuta e da Gliscor pure. Dunque, fatto questo pezzo di strada, siamo arrivati alla Riva Valore, ma alla Riva Valore ci arriviamo nella prossima parte. Quindi io adesso salvo il gioco. Oh, 100 nel Pokédex. E niente, salvo il gioco, io vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale ShinyWeaver97, a mettere un mi piace a questo e i video precedenti e a commentare per sentire le vostre opinioni sia sul video, sia sulla squadra, sia su tutto quello che volete e di cui volete parlare. E quindi noi ci si becca al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!